Ciao a tutti ragazzi, siamo ritornati con un nuovo episodio di YouTuber falliti in partenza. Sigla. Ben ritornati, volevo avvisarvi ancora una volta per chi non ci segue spesso che la serie non uscirà un episodio a settimana, ma ne esce uno ogni tanto quando mi tira di farlo o quando perlomeno trovo dei video validi per farlo. Niente, dovete sapere che ultimamente lo dico adesso perché è successo poco tempo fa, ma voi quando vedrete questo video sarà successo da un pochino, quindi mi prendo il mio tempo, insomma. E niente, l'utente che andremo a vedere oggi, lo youtuber fallito che andremo a vedere oggi, ha commentato sotto al canale di una mia collega. E allora cosa ho fatto? Dal commento che lui ha messo non potevo non andare a vedere il suo canale. Cioè, nel senso, il canale era quello che mi aspettavo, uno youtuber fallito. Niente, andiamo a vedere di chi si tratta. Eccoci qua. Allora, abbiamo in tutta la sua bellezza un video fatto con il telefonino ripreso su un monitor. E l'ho visto appena appena, a parte che dura 1 minuto e 20, non dura tanto, quindi mi sto anche dilungando proprio per questo, perché sennò l'episodio sarebbe veramente piccolo piccolo. Non so perché sto guardandola in alto, visto che la webcam l'ho già cambiata di qua. Ciao a tutti. Dunque l'episodio, mi metto da questa parte perché fa più figo, parla di uno che sembra che voglia fare una creepy, perché si chiama il video che andiamo a vedere si chiama Agario Crepi Eroe 404. Ora non so se era relativo a una creepypasta oppure l'ha voluta lui fare una creepypasta, o è lui una pasta asciutta. Dico solo il nome Lorenzo perché l'altro dovrebbe essere il cognome, quindi preferisco non dirlo. Il video ha ricevuto 3 visualizzazioni, tra i quali si può contare anche la mia, e un pollice in su e 0 pollici in giù. Per ora, un attimino che poi vedremo se riuscirò a darglielo io. Ok, il volume è al massimo, quindi non mi rompete i maroni se non si sente quello che dice lui, perché non è colpa mia. Io riprendo dal mio sistema, cioè l'audio viene registrato dal mio sistema, quindi se il suo audio fa cagare io non ci posso fare nulla. Niente, andiamo a vedere il video immediatamente. Parte ora. Agario, una creepypasta. Come lo ha chiamato? Agateo. Agateo. Io ho capito Agateo. Torniamo indietro un attimo. Agateo. Perfetto, avevo ragione. Una creepypasta, una delle più famose. C'era una volta una ragazzina che già ad Agateo. Una ragazzina che ha già ad Agateo. Tato, mettete a posto ta fote, perché papà fa schifo, fa schifo. So. A un certo punto su qui. Dove? C'è scritto League. Il League. Cazzo ragazzi, se vi dico il commento che ha lasciato sotto la mia collega, veramente è spettacolare. Quello che mi ha attratto molto del commento che lui ha messo sotto a quello della mia collega è... Il video era una creepypasta o era un gameplay, non mi ricordo. Forse magari me lo dirà meglio lei, perché non mi ricordo più neanche io. Il commento che gli ha scritto è: sei figa. Ora capisco che magari può essere un complimento da parte sua, lui magari si esprime così. Il fatto è che non ha mica scritto sei piga, gli ha scritto sei figa, quindi l'ha scritto giusto. Ma perché mi faccio queste domande io? Andiamo avanti. No, successe a un certo punto. Guardate tutte. Trovò errore 404. Lui uscì dalla pagina di Giada Gario. Sì, ma il suo schermo diventò immediatamente da... Lo vedi lo shop qui, le stelline, diventavano rosse, le faccine, i coin, tutto. Finché nel gioco a un certo punto diventa tutto nero. Ovvio. Agario,
Dopo successe che una schermata in una pagina c'è scritto 666 all'infinito. Lei chiuse, pisciò qualcosa, lo schermo del computer diventa sempre più nero, più nero, più nero, più nero. Ma se l'è inventata lui? Alla fine succede che lei muore con questa cosa. Grazie per aver visto questo video della prima pasta. Alla prossima! Ok, cosa cazzo ho appena visto? Dunque, non ne ho colpa, io non ne ho colpa. Ho trovato questo video e anche gli altri, anche gli altri sono peggio di questo. Gli altri video che ha fatto sono peggio di questo. Non è che, però questo qua era quello più corto, non volevo rompermi i maroni così tanto, veramente. No, non riesco più a parlare neanche io. Sto balbettando. Non so che pazienza ho a cercare e guardare questi video, ma purtroppo questo l'ho beccato. È peggio del cinese questo ragazzo. Niente ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio perché continuate a vedere questa serie, continuate a vedere sti imbecilli che ci sono su YouTube. Ma non è che ci vuole tanto, basta andare a vedere i commenti che danno, i commenti che fanno. Voi trovate questi elementi. Guardate i commenti che fanno. Io soprattutto vado a vedere quelli che mettono iscritto ricambi. Quelli che mettono iscritto ricambi, lo vedi subito. Vai a vedere il loro canale, c'è solo o FIFA, o la FIFA l'ho presa io, cazzo. O comunque Minecraft e commenti a caso. Questo qua invece, quando ha detto sei figa, ho detto no, devo andare a vedere il tuo canale quanto è figo. Niente ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda questo episodio di YouTuber falliti in partenza e vi ricordo, state attenti perché prima o poi ci potreste essere voi in questa serie, io non smetterò mai di dirvelo, ogni tanto ve lo ricordo e noi ci salutiamo e ci vediamo in un prossimo episodio. Non so quante cazzo di volte l'ho detto, ma vabbè, ciao a tutti.